Sono stato amico di Pippo grazie a mia madre. Nell'ultimo periodo della sua vita lo andava a trovare circa una volta all'anno, troppo poco per quella che era la mia voglia di vedermo, di conoscermo, di ascoltarlo, troppo poco per quanto lui si meritava, probabilmente. Ma ciò succedeva per un preciso motivo, perché io avevo un timore reverenziale nei confronti di Pippo Flora, e questo non perché lui fosse una persona in alcun modo rigorosa, anzi era un simpaticone, era una gioia passare ogni secondo con lui. Un timore reverenziale perché per me lui fin da bambino ha sempre avuto la caratura dei grandi maestri della musica di Broadway. Per me non c'era differenza tra Pippo Flora e Andrew Lloyd Webber, creatore di Jesus Christ Superstar. Questa registrazione, che è del 2019, lui esegue un pezzo straordinario, tratto da un musical che non ha mai preso vita realmente, che è Romeo e Giulietta, ed esattamente in quest'aria Giulietta e Romeo rinunciano al proprio nome per consacrarsi un altro e definirsi come un'unica cosa. Ho conservato io per troppo tempo, adesso è il momento di renderlo pubblico. Buona visione e buon ascolto. Quando chi si è fatto a coro, forse male. Mamma E mia. poi l'altra cosa che ti suggerisco è...